Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Io sono la Fra e questo video è lo speciale 5.000 iscritti. Se mi seguite sui vari social, sicuramente nell'ultimo periodo avete visto che stavo organizzando un video un po' particolare per festeggiare questo traguardo raggiunto sul canale. Avevo intenzione infatti di organizzare qualcosa che potesse coinvolgere proprio i miei followers, quindi coloro che mi hanno permesso di arrivare al traguardo di 5.000 iscritti. Per questo motivo ho organizzato un contest a premi. L'oggetto del contest era "L'ho imparato grazie ai videogiochi" e vi ho chiesto di mandarmi dei messaggi vocali o, nel caso foste un po' timidi, anche messaggi scritti nei quali mi raccontavate la vostra esperienza con il medium videoludico e, diciamo, gli aneddoti più importanti che vi hanno segnato maggiormente nella vostra esperienza di videogiocatori, per raccontare a me e quindi anche al mio pubblico che cosa avete imparato, quale insegnamento siete riusciti a trarre dal medium videoludico. Come tutti i contest che si rispettino, ho deciso di assegnare un premio anche a un vincitore, che verrà decretato sui social durante i prossimi giorni e che riceverà appunto questo premio, tra virgolette, un premio molto simbolico, che è questo disegno da me realizzato, quindi con la mia firma, possiamo dire, di Liquid Ocelot e Old Snake, ispirato all'art di Shinkawa di Metal Gear Solid 4. Quindi questo sarà il premio simbolico per il messaggio che maggiormente ha colpito me e il mio pubblico. Quindi, dopo la visione del video, siete liberi di lasciarmi nei commenti una vostra opinione su quale è il messaggio secondo voi più bello, più incisivo o comunque che meriterebbe di vincere. Nonostante questo, alla fine sceglierò io, giustamente il decreto finale spetta a me. Adesso ragazzi, come funzionerà questo video? Spero che non venga davvero troppo lungo, spero di non dover tagliare troppo i messaggi perché davvero sono tutti molto molto belli e sentiti. Purtroppo siete un po' timidi in generale, quindi ho ricevuto davvero pochi messaggi vocali e la maggior parte dei messaggi che ho ricevuto erano testuali, quindi dovrò leggerli. Allora iniziamo con un messaggio scritto da Gianluca. Mi scrive: ciao, grazie a Metal Gear Solid 3 Snake Eater ho imparato che la prima impressione a volte può essere sbagliata, perché a volte le cose non sono quelle che sembrano. Arrivare al combattimento con The Boss, ucciderla e poi scoprire la verità è stato come ricevere un pugno nello stomaco. Pensavo che ucciderla potesse essere una liberazione, invece conoscere la verità mi ha lasciato un vuoto dentro. Può sembrare esagerato, ma questa cosa mi ha aiutato a guardare le cose da più punti di vista. Spesso la verità è sotto i nostri occhi, ma non è quella che vediamo o che vogliamo vedere. Spero di essere stato chiaro, ciao, un abbraccio. È stato chiarissimo, molto bello. Immaginavo comunque che ci fossero diversi messaggi legati al gioco Metal Gear Solid 3 Snake Eater, quindi è molto molto facile prenderlo di ispirazione, secondo me. Secondo messaggio, da un ragazzo che vuole rimanere anonimo, mi scrive: penso che tutti gli esseri umani nascano come sabbia, sabbia da plasmare, da modellare e da creare. I modellatori principali ovviamente sono i genitori, ma nel mio caso hanno avuto un ruolo importante la letteratura, il cinema ed in particolare i videogiochi. È molto bello il fatto che tutti voi state mettendo i videogiochi sullo stesso piano di altri media, molto più, diciamo, considerati generalmente. I videogiochi mi hanno insegnato ad essere quello che sono oggi, mi hanno confortato nei momenti difficili. C'è stato un periodo brutto nella mia vita, che adesso fortunatamente è finito, nel quale mi sedevo davanti allo schermo e mi sentivo meglio. Poi questo ragazzo ci tiene a citare una frase di Metal Gear Solid e scrive: "Fight until the end, even when the odds are against you." Io ho combattuto. Questa frase tratta da Metal Gear Solid mi ha dato la forza di farlo. In conclusione, penso che da quel mucchio di sabbia io sia diventato un bel castello grazie ai videogiochi. E questa è una cosa in cui io anch'io credo fermamente, il fatto che le opere che noi conosciamo all'interno della nostra vita lasciano davvero un'impronta indelebile nella nostra persona. È davvero la forza dell'arte questa. Allora, per spezzare un pochino, vi farò sentire qualche messaggio vocale. Allora, la mia esperienza nel mondo dei videogame risale nell'era Play 1. Essendo un bambino era un modo per fuggire dalla realtà e dai problemi quotidiani, crescendo invece è diventata una passione che mi accompagna ancora oggi. E quei protagonisti sono come vecchissimi amici che ritrovi e sono sempre lì ad aspettarti. Sono pronti a tenerti compagnia, diciamo, aiutano, come ho detto, a evadere da questo mondo
ed entrare in un mondo immaginario ma reale per noi, non importa se sei un soldato come Solid Snake o un semplice Mudokon come Abe, l'importante è divertirsi. Bello, grazie Alessandro, questo era il messaggio vocale di Alessandro che ha avuto il coraggio, a questo punto lo chiamiamo coraggio, di mandarmi un audio e che raccontava appunto l'importanza dell'evasione per quanto riguarda il medium videoludico. Un altro ragazzo che anche lui vuole rimanere anonimo e il fatto che vogliono rimanere anonimi fanno capire quanto sono in realtà dei messaggi profondi, davvero sentiti, che c'entrano davvero tanto con la loro esperienza di vita, questa cosa è meravigliosa. Mi scrive: solo recentemente mi sono perdonato per quello che ho fatto e questo mio percorso ho potuto scandirlo meglio, incredibilmente, proprio grazie ad un videogioco che contiene degli insegnamenti che reputo validi e che hanno cambiato una porzione della mia vita. Io non ho mai avuto molta fortuna in campo sentimentale. Circa 10 anni fa però ho conosciuto una ragazza stupenda, ma era una ragazza madre, aveva una figlia. Abbiamo perso la testa l'uno per l'altra, ma io ho cominciato ad avere paura. Ho iniziato a pensare solo a me stesso e ho deciso di rinunciare a lei, che per mesi ha tentato di farmi ragionare. Quando però ho iniziato a comprendere, era ormai troppo tardi. Fu un incubo. Ogni giorno rabbia, nostalgia, odio verso me stesso. Sapere che cosa avevo perso e che l'avevo perso con le mie mani. La mia rabbia provata si riversò negli altri rapporti di amicizia o sentimentali. Io e lei arrivammo a uno scontro e dopo un furente litigio lei mi disse che dovevo perdonarmi e andare avanti con la mia vita. E ce l'ho fatta. Le sensazioni che ti ho descritto le ho potute avere anche grazie all'immergermi in una saga videoludica che ha aumentato la mia consapevolezza verso questi aspetti. Parlo di God of War. Giocare questa storia e viverla in prima persona mi ha aiutato tantissimo. Le lacrime che ho versato col controller in mano. L'empatia, prima inconscia e poi conscia con Kratos. E poi il coraggio di affrontare i miei errori e di perdonarmi. Ora conservo tutto nel cuore e nella mente, fiero di essere cresciuto e grato di essere un videogiocatore. Qui diciamo che l'importanza più proprio del medium videoludico è proprio l'importanza di storie, che possono essere anche filmiche o qualsiasi altro tipo, nelle quali noi possiamo rivedere noi stessi. Questa è meraviglioso. Super Nintendo Chalmers mi scrive: ho cominciato a videogiocare sin da piccolo con il NES. Passavo il tempo immerso tra i classici dei videogiochi. Vedere quei poligoni muoversi sotto il mio controllo mi affascinò non poco, ma non pensavo che avrebbero contribuito alla mia passione per l'informatica e la tecnologia. Questo è meraviglioso, uno sbocco professionale che nasce proprio dalla passione del videogioco. Ho sempre avuto la possibilità di giocare con tutte le console Sony, divenendo partecipe ogni volta degli incredibili salti generazionali che mi portavano a dire: guarda che grafica, sembra reale, anche a quelli che oggi riterremmo semplici ammassi di pixel sgranati. Questa è davvero la magia di assistere alla nascita di un medium. Per me videogiocare è innanzitutto svago, ma è stato anche una crescita e sviluppo della persona che sono ora. Andiamo avanti con un messaggio di Visco che mi scrive: volevo parlarti di un videogioco che mi ha cambiato la vita, cioè Dark Souls. Molti sul web ne parlano come il gioco più difficile mai visto. Come saprai, in Dark Souls la meccanica principale è avanzare nel mondo di gioco battendo nemici e boss, divenendo più forte, potenziando le armi e aumentando il livello. Essere sconfitti, riprovare, cambiare strategia per affrontare gli ostacoli, imparare dai propri errori, non sono solo i principi fondamentali di Dark Souls, ma della vita vera e propria. La vita è piena di ostacoli e nemici che dobbiamo imparare a sconfiggere o a girare per sopravvivere. Ti faccio un esempio. Dark Souls mi ha fatto capire che non devo abbattermi di fronte alla difficoltà, ma devo riprovare più forte di prima. Ho cambiato strategia e sono riuscito a capire, grazie ai miei errori, come vincere il primo ostacolo della mia vita, la scuola. Bellissimo. Questo è un concetto che si adatta perfettamente a Dark Souls, però potrebbe essere applicabile un po' ai videogiochi in generale. Friend mi dice: che cosa ho imparato grazie ai videogiochi? Ma direi di fidarmi delle persone. Sì, proprio così. Sono sempre stato un lupo solitario, isolato, e grazie al mondo videoludico ho iniziato a conoscere gente. Gente buona, ma anche cattiva. Beh, come si suol dire, non si può avere tutto. Beh sì, diciamo che anche io sono stata molto fortunata, grazie ai videogiochi, grazie alle community, ho conosciuto moltissimi dei miei amici.
Poi vabbè, è normale, all'interno di community così ampi, insomma, ci sono anche tante persone che riversano il loro odio sui social, quindi è normale che si incontrino anche tante persone non tanto gradite. Hisoka Hunter ci racconta una piccolo aneddoto molto molto dolce. Io amo principalmente Metal Gear Solid, lo ritengo il mio preferito, ma principalmente per motivi di affettività. Ho 26 anni, mio fratello ne ha 39. All'epoca però avevo 7-8 anni, mio fratello tornava dal lavoro stanco e giocava a Metal Gear Solid. Io lo guardavo e seguivo la storia insieme a lui. Anche quando ero a scuola e tornavo tardi e quindi non avevo avuto la possibilità di vedere il suo gameplay, lui mi raccontava lo stesso i progressi che aveva fatto nel gioco. Metal Gear Solid mi ricorda ancora l'infanzia e il bene che voglio mio fratello. Bellissimo questo, che il gioco che unisce. Ci sono alcuni videogiochi rispetto ad altri che aiutano a sviluppare un senso critico e a indurre una riflessione nel giocatore, e sicuramente questo è Metal Gear. È una riflessione generale su come Metal Gear, secondo me, ha influenzato, diciamo, non soltanto sicuramente me, ma anche tanti giocatori che ci hanno giocato. Perché poi, se andiamo a vedere anche sul finale di Metal Gear Solid Sons of Liberty, c'è Snake che si rivolge a Raiden, che è il videogiocatore, e ci dice chiaramente che dobbiamo noi decidere cosa fare della nostra vita e di farci riflettere appunto su questo e sul nostro ruolo che dobbiamo avere all'interno della nostra vita e anche con le altre persone. Ed è questo, secondo me, il messaggio più importante che dà proprio Metal Gear: la ricerca di se stessi all'interno di questo mondo e di questa, diciamo, e della nostra vita. Proseguiamo con Matteo. Ciao, ho apprezzato tantissimo l'idea del contest e sono più che felice di poter raccontare la mia esperienza. Ho lasciato il liceo artistico dopo 2 anni, perché mi trovavo malissimo con la classe. Ma purtroppo, complice anche un'operazione al ginocchio non da poco, poverino, non mi accettarono subito e passai un anno sabbatico. In quel momento non avevo nessuno e decisi di entrare definitivamente nel mondo dei videogiochi. Entrato in questo negozio, vidi una copertina blu con su scritto Kingdom Hearts e ne rimasi fulminato. Da lì entrai in questo mondo che ancora oggi mi emoziona e che mi ha insegnato il vero valore dell'amicizia e mi ha fatto capire che quelli che avevo intorno erano tutt'altro che veri amici. Ora aspetto il terzo capitolo come quel bambino che inserì quel disco per la prima volta e rivedere coloro che mi hanno accompagnato in un periodo difficile che fortunatamente è passato e durato poco. Il videogioco che tiene compagnia durante momenti difficili, ragazzi, è qualcosa di davvero importante che ho visto che molti di voi hanno citato, è qualcosa di bellissimo. Old Snake 1972 ci dice: penso che tutti noi viviamo in un'epoca un po' selvaggia e un po' barbara, un momento della società che vede moltissimo la perdita di valori ideali. La differenza con le altre epoche è l'ipocrisia tremenda che ci circonda in ogni aspetto della vita. Outer Heaven è solo un'ideologia immaginaria. Il vedere quest'uomo, sta parlando di Big Boss e quindi della sua ideologia, inseguire un'ideologia così atavicamente mi ha colpito. Queste esperienze videoludiche mi hanno trasmesso il messaggio che il creatore della storia voleva inviarmi. Ognuno di noi ha la sua Outer Heaven personale. Outer Heaven è qualcosa che si deve raggiungere, un ideale che parte da un singolo e si estende alla collettività. Dunque, la mia Outer Heaven è questa, il mondo dell'audiovisivo, in cui si fa quello che si deve perché vi si trova un senso, quindi è molto molto filosofico questo ragazzo. Quindi un'altra volta l'insegnamento qui viene tratto proprio da un aspetto della trama del videogioco che ho visto una delle cose che maggiormente vi ha colpito. Alex Raiden ci dice: dunque, sono molto le cose che i videogiochi mi hanno insegnato e trasmesso negli anni e vorrei condividerne un paio con voi. La prima me l'ha insegnata Raiden, che gli dà anche il nome, il nickname, che con i suoi ideali, nonostante i 1000 inganni subiti e le tragedie sopportate, non si arrende mai, non lascia che il suo passato lo faccia diventare un mostro e combatte sempre con tutto se stesso, fino allo stremo delle forze. Ho capito che spesso anche una situazione difficile, se vista con occhi diversi o da una diversa prospettiva,
può prendere tutta un'altra forma. Infine, per uscire un po' dalla saga e per parlare dei giochi in generale, credo che la cosa più importante che ho imparato dai videogiochi sia l'affrontare ogni nemico uno per volta, con sangue freddo e strategia. Anche la battaglia più difficile può diventare una vittoria. Se hai mille problemi che ti assaltano, cerca di mantenere il sangue freddo e affrontarli uno per uno, passo dopo passo. Una soluzione così, piano piano la si trova sempre, o quasi. Pingu scrive un messaggio un po' particolare, strutturato come una lettera scritta al videogioco. Ora ve la leggerò, molto carino questo messaggio. Caro videogioco, ne abbiamo passate tante insieme, non è vero? Ti scrivo perché mi rendo conto solo adesso, dopo più di 20 anni che ci conosciamo, che non ti ho mai ringraziato a dovere per quello che hai fatto per me. Ti ricordi quando ci siamo conosciuti? È stato un Natale di tanti anni fa. Da quel momento siamo diventati amici inseparabili. Mi hai seguito in ogni momento della mia vita. Caro videogioco, mi hai sempre aiutato nei momenti più difficili della vita, facendomi capire come, di fronte alle minacce, che siano giganteschi uomini cinghiali che rapiscono principesse o colossali esseri meccanici pronti a razziare l'intero universo, non si è mai soli, perché ci sarà sempre qualcuno al tuo fianco che ti vorrà bene fino all'ultimo. Però, caro videogioco, devo anche dire che mi hai fatto parecchio soffrire. Ti ricordi, per esempio, quella volta che mi hai fatto piangere alla vista del vecchio folgorato dentro a un lungo corridoio? Oppure quella volta che mi hai fatto ansiare portandomi a spasso per un piccolo paese di provincia perennemente sotto la nebbia? Per favore, non farlo più. Con un'arena quadrata piena di torri ho avuto modo di conoscere persone meravigliose, mentre con un biondino aspirante pirata sono riuscito a strappare il primo bacio. Alla faccia di chi ti accusa di essere una droga alienante. E infine, caro videogioco, scusa se ultimamente gli impegni della mia vita mi portano a frequentarti sempre di meno, ma sappi che ogni piccolo ritaglio di tempo libero che ho lo dedico sempre solo a te. Spero che questa lettera riesca a esprimere al meglio tutta la stima che provo per te. Grazie di tutto, videogioco, con amore. Oh, era carinissima questa, ragazzi. Davvero carina, poi mi piace molto che ha enfatizzato appunto il fatto che molte volte, secondo me, il videogioco può aiutare ad interagire nonostante in realtà vivremmo una vita un pochino più isolata, quindi una sorta di connessione tra i videogiocatori, qualcosa di importante che non va sottovalutato. Proseguiamo con un altro audio, questa volta di Stiva. E dopo essermi scervellato un pochettino, perché comunque la domanda non era proprio semplicissima, sono giunto alla conclusione che dai videogiochi ho imparato a imparare. La provo a spiegarmi meglio. Dunque, noi come videogiocatori, ogni volta che approcciamo un videogame, siamo chiamati a imparare qualcosa. Banalmente, siamo chiamati a imparare i tasti da premere per far compiere al nostro avatar digitale una determinata azione. Adesso è tutto sommato più semplice, perché ci sono un sacco di tutorial, però mi ricordo che quando iniziai a videogiocare io con la PlayStation 1, spesso dovevi veramente premere i tasti a casaccio per imparare qualcosa. E quindi tu eri costretto a fare per imparare. Attraverso l'interazione, attraverso questa modalità di apprendimento, tu imparavi. Mi ci butto, provo e poi al massimo, se sbaglio, ricomincio. E in questo senso anche il game over mi ha insegnato tanto. Morire per capire dove ho sbagliato, il fatto di fallire per poi rialzarmi, è forse la lezione più importante che i videogiochi mi abbiano dato. Rappresenta proprio questo, il fallimento come strumento per perfezionarsi, per migliorarsi. Ora, e niente, tutto qua. Bellissimo il messaggio di Steve. Anche lui vuole fare molta leva su proprio l'aspetto del gameplay, delle meccaniche di gioco applicate metaforicamente alla vita reale. È qualcosa di stupendo, molto bello davvero. Poi abbiamo il messaggio di Kakami. Mi è difficile dire cosa ho imparato dai videogiochi, vi sono però due esempi che mi sono rimasti un po' impressi. Io credo mi abbiano trasmesso nella loro semplicità qualcosa di forte. Il primo esempio riguarda, banalmente, il primo Metal Gear Solid. Ero molto piccolo quando ci giocai, avevo 5 anni, e avevo uno zio che fumava anche più di Old Snake. Era una persona che avevo un po' come modello di vita e su tante cose lo imito involontariamente ancora oggi. Eppure io non ho mai provato una sigaretta, nemmeno una volta. Questo mio rifiuto è nato proprio da quel gioco,
Il fatto che selezionare la sigaretta comportava una lenta perdita di salute me la faceva percepire come qualcosa di negativo e da evitare. Questo sta proprio, secondo me, proprio voluto all'interno del gioco. Ed è incredibile perché Snake era un po' come mio zio ai miei occhi, ovvero era una figura da emulare e su tante cose lo imitavo, lo citavo. Eppure, nonostante creare un personaggio che fuma possa portarti a imitare questo comportamento, a me non venne di farlo. Ma quello è stato il mio primo approccio con il fumo, credo mi abbia influenzato molto. Un altro esempio molto simpatico che mi ha fatto pensare tanto è stato con il DLC di Red Dead Redemption. Nel gioco dovevo svolgere una missione in cui dovevo uccidere delle creature dall'aspetto mostruoso e un tizio mi aveva detto che mangiavano i bambini. Avevo goduto nell'uccidere quelle orripilanti creature, convinto che fossero il male, eppure a un certo punto trovai l'ultimo superstite che piangeva e soffriva per essere rimasto solo, rivelando così che in realtà quelle creature erano pacifiche. In quel momento mi sono sentito io il mostro, che ho agito facendomi influenzare dall'aspetto e da una diceria per provare godimento nel ferire qualcun altro. Certo, erano solo esseri di finzione, ma nel momento in cui giochi, se sei tanto dentro, senti tutto come vero, e in quel momento per me era così. È una lezione vecchia, ma lì mi sono sentito talmente raggirato e superficiale che ho veramente sentito quella lezione, che già conoscevo ma che non avevo mai provato. E forse questo è il bello dei videogiochi, che possono farci vivere esperienze in cui siamo noi a compiere delle azioni, che non possiamo vivere nella realtà e farci quindi arrivare a delle conclusioni e farci provare delle sensazioni che possiamo maturare il nostro modo di vedere le cose ed agire. Credo che questo sia il motivo per il quale è il mio media preferito. Esatto, quindi la possibilità di sperimentare delle sensazioni più che delle vere e proprie esperienze, senza però dover davvero svolgerle, quindi un po' una sorta di what if. Allora, premettiamo che fin da piccolo io ero già un videogiocatore, grazie a mio fratello più grande che mi ha introdotto, diciamo, al mondo videoludico, e sì, quindi comprai la PS1 con Metal Gear Solid. Ovviamente non riuscivo a giocarci perché avevo una paura del punto esclamativo rosso delle guardie, che quando ti beccavano mi facevano prendere un colpo. Quindi non giocai alla PS1, giocai dopo a Crash Bandicoot, tutto in inglese e francese. Imparai le lingue straniere e praticamente grazie ai videogiochi proprio ho imparato l'inglese, la grammatica inglese. Riuscivo a collegare le frasi dei personaggi alla lingua inglese che vedevo poi scritta nei libri. Riuscivo a comprendere la grammatica, ma forse il più grande regalo che mi hanno fatto i videogiochi. E ho conosciuto un ragazzo che non reputavo, diciamo, molto simpatico all'inizio, perché sembrava il classico secchione. Praticamente un giorno per caso durante la lezione di diritto io apro lo zaino, c'era God of War 2. Lui fa: ma quello è God of War 2? Ah, mi piace un sacco God of War, mi piace anche tanto Metal Gear Solid. Da lì diventammo grandi amici, perché tramite i videogiochi iniziamo a giocare insieme. È nata una grandissima amicizia che tuttora va avanti ed è nata grazie a un videogioco messo in uno zaino. Ho conosciuto anche altri due grandi amici, a cui voglio molto bene, tramite Metal Gear Solid, ma questa è un'altra storia, magari la approfondiremo un'altra volta. Grande Vale, bellissimo il messaggio. Grazie di aver partecipato e mi fa molto piacere che hai ricalcato appunto su videogiochi come passione in comune che unisce anche persone che magari poi sono fisicamente lontane. Stupendo. DJ Ask dice: bene bene, lascio anch'io questa mia esperienza, ne avrei tante da raccontare, ma quella che preferisco riguarda l'estate del 2000. Avevo 13 anni, in quella calda estate, liberi da impegni scolastici e quant'altro, io e il mio gruppo di amici, composto all'epoca da 3 ragazzi e 1 ragazza, ci riunivamo il pomeriggio per passare del tempo insieme durante l'estate. Un giorno tornai a casa trionfante con un nuovo videogame a tema horror. Il gioco in questione era Silent Hill. Per tutto l'inverno fantasticammo su come potesse essere il gioco, finché non venne il giorno in cui potemmo metterci sulle mani. L'appuntamento era fisso ogni pomeriggio alle 16, ci si riuniva e si giocava Silent Hill. Iniziammo il gioco, io ero il braccio, colui che giocava e controllava Harry. La ragazza del gruppo era colei che appuntava tutto, e gli altri due amici erano quelli che controllavano se era sfuggito qualcosa e aiutavano sugli enigmi. Questo ragazzo voleva condividere con noi appunto questo suo ricordo estivo di quest'estate, tutti i giorni a giocare a Silent Hill con i suoi amici. E anche qui ci tenete molto, ho visto in tanti, a sottolineare il fatto che anche il videogioco, quindi anche single player,
è davvero qualcosa che può unire socialmente. Non so quanto al giorno d'oggi succeda ancora di giocare tutti insieme di persona a un videogioco in questo modo, prendendo appunti, però è qualcosa davvero di speciale. Matteo dice: voglio condividere un particolare ricordo che ho a cui tengo molto. Stavo uscendo da un brutto periodo della mia carriera scolastica, venivo deriso, isolato dalla mia vecchia classe e in quegli anni, oltre al prezioso supporto dei miei genitori, ho avuto la fortuna di avere degli amici online che mi supportavano standomi accanto e giocando insieme. Le preoccupazioni così mi passavano. Il messaggio che voglio lasciare è che anche i videogiochi possono aiutare le persone creando dei legami che talvolta cambiano le persone. Bellissimo, esatto, questo è proprio il tema social. Giova93 dice: 1999, avevo 5 anni, mio papà ne aveva 32. Ricordo come se fosse ieri che lo guardavo giocare a Metal Gear Solid, vedendo in Solid Snake un eroe e vedevo in lui mio padre. Ricordo le serate insieme all'asilo, dicevo di aver combattuto contro il Metal Gear Rex insieme a mio padre. Ricordo di aver pianto alla fine del gioco e ora che mio padre non c'è più, questo è uno dei tanti ricordi belli che ho. Stupendo. Sentiamo adesso il messaggio di una ragazza, l'unica ragazza che mi ha mandato un messaggio vocale, Rosa. Alla fine, dopo aver pensato per ore ed ore a quale fosse l'insegnamento più grosso che i videogiochi mi hanno lasciato, ho pensato a quelle volte in cui sei bloccato in un posto, in un enigma, o che comunque non riesci ad andare avanti nella storia e passi giorni, settimane, ore e sei lì a fare tipo: cosa sbaglio, cose che non trovo, e alla fine quel piccolo dettaglio che ti fa andare avanti, ti fa vincere l'enigma, quell'appiglio che ti fa andare avanti nell'arrampicata. E questa cosa è adattabile anche alla nostra vita comunque, cioè non importa quale sia l'ostacolo più grande, il male che ti affligge, alla fine basta un piccolo secondo, il secondo in cui noti quel dettaglio e troverai il modo per andare avanti. Bellissimo Rosa, grazie mille per aver partecipato, stupendo il messaggio. Allora ragazzi, proseguiamo con un messaggio scritto da Dark Genesis che ci racconta tutta la sua esperienza videoludica, quindi le console che ha posseduto da piccolo e la sua esperienza vicino alla saga di Metal Gear Solid, sottolineando quanto l'orrore, quindi il sangue e la violenza, lo avessero impressionato da piccolo. Poi però vuole sottolineare anche la differenza che ha avuto la saga grazie alla sua crescita. Mi sono riavvicinato alla saga grazie a Sabaku e ho completato il quarto capitolo e anche il quinto. Quella mentalità da ragazzino però era sparita, l'orrore che provavo da bambino per il sangue si è trasformato in orrore per cosa una nazione fosse disposta a fare. I veri orrori sono i soprusi che ho vissuto grazie a questa storia, al punto da pensare: chi è il vero nemico? Domanda che tutt'oggi mi gira per la testa quando gioco questa saga. Se sono quello che sono, lo devo anche a Metal Gear, che mi ha tenuto compagnia nei momenti più bui, che mi ha fatto combattere i veri boss che la vita offre. Quindi, ancora una volta, grazie Metal Gear per avermi fatto crescere. Andrea scrive: mio padre da molti anni non ha più un rapporto con nessuno dei fratelli a seguito di questioni che secondo me potevano benissimo essere risolti tramite dei confronti costruttivi. Ma paradossalmente il loro rapporto si è deteriorato a tal punto che nessuno di loro sembra voler aggiustare la situazione. Nonostante la loro fratellanza, ho visto soffrire mio padre per molti anni a seguito della vicenda e ciò si è riflesso in un certo senso anche sulla mia sensibilità in merito alla tematica dell'unione e della comprensione reciproca. Il tema della guerra, collegato indissolubilmente alle divisioni, è una rappresentazione mastodontica ed esasperata di una reazione a catena di incomprensioni. Eliminare la guerra potrà anche essere un'utopia, ma nonostante ciò, credo ancora che la possibilità che un giorno possiamo comprenderci a vicenda e, nei limiti dell'imperfezione, cercherò dove possibile di eliminare il famigerato punto zero, l'origine di tutto, abbandonando ogni forma di rancore per ricominciare da capo e meglio di prima. Uno dei motivi per cui la saga di Metal Gear mi è piaciuta davvero tanto è proprio perché ha riflesso, anche indirettamente, queste e altre emozioni dentro di me, e non basterebbe una tesi di laurea o un papiro chilometrico per esprimere tutte al meglio. E questo appunto quello che dicevamo prima, del fatto che nelle storie raccontate dai videogiochi ritroviamo molto noi stessi. Nicolò mi dice: non volevo partecipare dicendo che i videogiochi mi hanno insegnato l'inglese perché a me fa un po' ridere, però non è una cosa da sottovalutare questa, perché tanti mi avete accennato questo discorso e devo dire che anche per me in parte è stato così, penso che sia molto comune.
Quindi vorrei citare due giochi che mi hanno colpito molto: Crisis Core, Final Fantasy VII e Kingdom Hearts. Il primo è quello che io considero il mio videogioco preferito in assoluto, perché è vero che non ha una trama molto complessa, però è comunque molto profonda. Infatti, per qualunque cosa devo fare, ripenso spesso alla frase che ripetono per tutto il gioco: se vuoi essere un eroe, devi avere sogni ed onore, perché mi dà la giusta carica emotiva e motivazionale per poter andare avanti. Per non parlare delle host, che ogni volta che mi capita di essere triste, agitato, arrabbiato, metto su, che grazie a quel ritmo di chitarra riesco a calmarmi in un batter d'occhio. Per quanto riguarda la serie di Kingdom Hearts, che mi sto giocando ultimamente, mi sta colpendo la trama principale su cui si poggia l'intera saga, ovvero l'amicizia. Ecco che torna Kingdom Hearts. È un tema già toccato da qualunque film, romanzo, manga, anime, vedi Naruto o videogiochi, ma in questa saga, secondo me, è quello dove viene rappresentata meglio l'amicizia e ti aiuta a capire chi sono i veri amici. Lo so che non ci vuole un genio per capire chi sono i veri amici, ma io credo che alcune cose che diamo per scontato siano spesso le più sottovalutate, quindi anche le più importanti. Bellissimo Nicolò, grazie. Proseguiamo con un messaggio vocale da Massimiliano. Ciao Fra, parlando di qualcosa che mi ha insegnato il mondo videoludico, io sicuramente devo parlare della Metal Gear Saga, che veramente penso mi abbia dato tantissimo, specialmente come formazione il primo capitolo, Metal Gear Solid. E al di là di tutto quello che mi ha insegnato proprio sulla fantapolitica, sulla questione del nucleare, mi ha portato ad informarmi già quando ero ragazzino, a fare una, allora si facevano, una tesina di terza media sulla guerra fredda, sulla questione appunto della deterrenza del nucleare e della successiva distensione. Ma quello che io non posso dimenticare è la frase di Meryl, che quando si trova a terra dice: la guerra è orrenda, con quel bellissimo doppiaggio che noi adoriamo. E appunto vedere questa donna soldato, novellina, che voleva diventare una leggenda attraverso la guerra, parlare dell'insensatezza della guerra e di qualsiasi tipo di violenza, penso che sia stato enormemente formativo per me e per i miei stessi valori morali, perché è raccontato in una maniera fortemente empatica, così come la storia di Sniper Wolf dà lo stesso messaggio e trasmette le stesse cose che penso tutta la mia generazione conservi come ricordo e come emozione appunto formativa. Io oggi sono un insegnante di arti marziali, quindi ho a che fare con il combattimento quotidianamente, però sono convinto che l'aver incontrato Metal Gear Solid da ragazzino sia stato importantissimo per costruire dentro di me quel senso di non violenza e di insensatezza della guerra, proprio per come è raccontato, proprio per la forza delle emozioni con cui viene raccontato. Bellissimo messaggio, Massimiliano, grazie mille. Tra l'altro è una voce troppo bella e troppo rilassante, davvero te lo devo dire. Adesso ragazzi abbiamo un paio di guest star che hanno partecipato. Le chiamo guest star perché sono miei colleghi youtuber che magari conoscete, ma nel caso ve li presento e vi lascio anche i link dei loro canali qua sotto, che sono assolutamente da andare a vedere. Il primo è Giacomo di Beyond Gamers. E quindi salve a tutti ragazzi, bentornati su Beyond... No, aspetta, non oggi, non su Beyond Gamers, perché siamo sul canale della Fra, che ha fatto questo contest molto simpatico in cui chiede cosa avete imparato dai videogiochi. Allora, non ci ho messo molto a trovare cosa ho imparato grazie ai videogiochi, perché le cose sono semplicemente due. La prima è l'aver imparato l'inglese e la seconda è l'aver avuto l'interesse nell'iniziare a suonare uno strumento. Da cosa derivano queste due cose non correlate tra di loro ovviamente? La prima è innanzitutto la cosa più importante che io ritengo basilare nella mia crescita, nel mio approfondimento verso la lingua inglese, è l'aver giocato a dei titoli come Metal Gear Solid 2 e 3, e direi anche San Andreas, nel periodo che va dal 2002 al 2004,
perché erano i primi giochi che, a differenza dei titoli usciti su PlayStation 1, proponevano un doppiaggio inglese con dei sottotitoli in italiano. Io a scuola non ero esattamente una cima in inglese, ma l'aver giocato questi titoli, averli imparati a memoria i dialoghi, sentendo nella cadenza nel parlato e leggendo nella traduzione, ha fatto sì che io mi appassionassi innanzitutto di più alla lingua inglese, ma soprattutto che imparassi a ascoltarlo e a riuscire anche a parlarlo con una pronuncia abbastanza migliorata rispetto a quella che avevo inizialmente, perché a scuola i professori erano quel che erano, mentre invece i videogiochi erano quelli che erano. Ho tirato fuori tre titoli abbastanza classici, soprattutto per quel che mi riguarda. Mentre la passione per la musica già l'avevo, ero intenzionato a iniziare a suonare la chitarra elettrica, ma quello che ha avuto su di me la spinta fu l'uscita del primo Guitar Hero. Io ricordo che andai a provare il primo Guitar Hero, me ne innamorai. Quel giorno dovevo comprare il Guitar Hero e invece al Media World, oltre a Guitar Hero, in parte c'erano anche delle chitarre vere. E io da lì decisi di prendere quella vera e di imparare a suonarla in maniera autodidatta. Di conseguenza i videogiochi mi hanno insegnato l'inglese e mi hanno messo la passione, lì un po' più casuale, di iniziare a suonare uno strumento. Detto questo, io voglio ringraziare la Fra per avermi permesso di partecipare a questo video, la ringrazio per una vecchia collaborazione dell'anno scorso. Detto questo, vi saluto e vinca il migliore! E questo era Giacomo di Beyond Gamers, ragazzi, è un canale molto bello, lui è molto professionale, tratta anche Metal Gear Solid e le news su Death Stranding, quindi fate un salto sul suo canale, ve lo lascio qua sotto. Tra l'altro ho fatto delle collaborazioni, come ha detto, con lui, una in particolare nella quale doppiavo in italiano Quiet, quindi se vi interessa andate sul canale e trovate tutto. La seconda guest star che ha voluto partecipare a questo contest, inaspettatamente mi ha fatto davvero tanto piacere, ragazzi, è Wasabi. Congratulazioni per i 5.000 iscritti, Fra, e buon viaggio verso i 10.000! Dunque, il videogioco è un medium potentissimo che può trattare qualsiasi argomento, amore, morte, uguaglianza, amicizia, tutto quello che vuoi, la pace nel mondo, tutto quello che vuoi. Ma la sua capacità peculiare è quella di attrarre tutti. Perché? Perché diverte! E il divertimento è una parte fondamentale nel processo di apprendimento. Ma non solo, qualsiasi cosa si faccia nella vita, se c'è del divertimento, zan zan zan, la si fa più volentieri, no? E con meno fatica. Quindi, per me, la lezione più importante che può darti un videogioco è che non devi aver paura di divertirti. E non devi nasconderti dietro una maschera di serietà solo perché stai facendo qualcosa che richiede impegno. Impegnati, sì, in quello che fai, ma sempre giocando. Finito! Ciao ciao! Grazie Wasabi, è stupendo, davvero. E tra l'altro il nostro Wasabi qui fa riferimento a qualcosa che nessuno ha sottolineato, cioè proprio la componente ludica del medium video ludico. È stupendo, mi fa molto molto piacere che hai partecipato, quindi ti ringrazio ancora. Ragazzi, andate assolutamente sul canale di Wasabi perché è un grandissimo youtuber, è un grandissimo intrattenitore, secondo me il suo canale merita tanto tanto ed è appunto molto molto divertente. Ed eccoci qua, ragazzi, siamo arrivati alla fine del video, è stato bellissimo condividere tutto questo con voi e lasciarvi lo spazio per una volta, anche se ho dovuto parlare parecchio perché davvero mi avete mandato di quei messaggi così lunghi, mamma mia, però davvero tutti molto molto belli, molto sentiti, davvero io sono contentissima, perché vi ricordo che nonostante questo sia un contest, quindi sì, con il premio e tutto, però davvero lo scopo era quello di dare la voce ai videogiocatori italiani, soprattutto per andare contro a questa tendenza che c'è ultimamente, perché sappiamo che l'informazione comunque segue queste mode fastidiose, di dire che il medio del videoludico è comunque qualcosa di male, che influenza negativamente i giovani, oppure che andrebbe limitato il più possibile, questo genere di cose, mentre invece magari stare di fronte alla televisione tutto il giorno è socialmente accettato. Quindi secondo me era molto importante esprimere quanto il videogame sia davvero entrato a far parte delle esperienze artistiche che possono anche lasciare una traccia indelebile nell'animo di qualche giovane. C'è da dire che l'età media di noi, quindi mia e di chi mi ha lasciato il messaggio, è un po' altina, però comunque è molto bello vedere come tutti noi ci ricordiamo delle esperienze vissute quando eravamo più piccolini. Quindi ragazzi, tutto ciò che posso fare è ringraziarvi un'ultima volta per aver partecipato, per aver guardato, anche se non avete partecipato, è importante che abbiate partecipato a questo progetto, questo mini progetto che ho voluto fare sul canale. Davvero grazie di cuore a tutti perché è stata un'esperienza molto bella, davvero mi dispiace solo che posso scegliere un vincitore solo perché ragazzi il disegno qui è uno solo, però davvero è molto simbolico, la partecipazione era la cosa importante davvero per dare spazio alla vostra voce.
E niente ragazzi, quindi adesso vi saluto. Vi ricordo giusto brevemente che in descrizione trovate ogni volta tutti i link che vi lascio, per esempio in questo caso dei canali che vi consiglio, oppure dei social per seguirmi e contattarmi e seguire anche quando organizzo questo genere di eventi, per scrivermi, per partecipare ai contest e varie cose. Inoltre è molto importante che mi seguiate sui social, perché così riuscite a essere aggiornati sulle pubblicazioni dei video, perché ultimamente YouTube sta cambiando un pochino e a molte volte non arrivano le notifiche dei video e quindi bisogna riversare tutta l'attenzione sui social in modo da rimanere sempre in contatto con il canale. Io vi ringrazio ancora una volta e anche per il traguardo raggiunto, ormai oltrepassato, di 5.000 iscritti. Ci vediamo nel prossimo video. Grazie, ciao a tutti.